Ok, shalom, shalom. Eccoci qui di nuovo i fratelli della Great Millstone. E stavamo facendo una lezione prima e siamo stati fermati dalle forze dell'ordine. Comunque, prima di tutto vogliamo lodare il Padre Yahawah Bashem, Yahawah Shai Bashem Urkakudash. I nostri saluti alla casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano la verità. E come sempre, i nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per averci insegnato questa verità. E facciamo questo video camminando e facendovi vedere. Questo è il Colosseo. Eravamo qui prima per insegnare, avevamo la segna, ok, avevamo tutto. E gli eserciti ci hanno visto e ci hanno fatto andare via subito. E infatti, come stavamo dicendo, questo non è il nostro mondo, ok? Questo è il regno dei figli di Esau, è il regno dei figli degli Edomiti. Hai qualche versetto? Quando andiamo a colpire la verità, naturalmente loro subito ci, per come ci hanno sedotti e ingannati dai tempi antichi, come ci aveva anche avvisato nostro Salvatore, il figlio del Creatore Onnipotente, Yahawah Shai, ci aveva insegnato di stare attenti a non farci sedurre, a non farci ingannare da coloro che sarebbero venuti anche sotto il suo falso nome. E quindi questa verità che fa male a chi porta menzogna, e quindi naturalmente appena la sentono, come ho sentito anche ai fratelli della Great Millstone nel mondo, che sono stati chiamati anche terroristi, sono stati minacciati per portare la parola di verità, la parola di insegnamento. Eh sì. E tutto era solo per portare la verità. Stanno solo parlando attraverso le scritture. Sono state riferite parole come parole d'odio in inglese. Hate speech. Hanno usato questo termine le istituzioni per classificare i veri ebrei israeliti come dei terroristi, solo per portare la verità attraverso le scritture e attraverso lo spirito di Yahawah Bashem, Yahawah Shai. E tutto ciò che abbiamo sono solamente le scritture, la nostra spada per combattere questa guerra, perché questa guerra non è una guerra da combattere fisicamente, è una guerra da combattere spiritualmente. E queste parole li brucia, li taglia più di una spada con doppie punte. Fratello, avevi dei versetti, sì, no? Sì, riguardando al fatto che noi non apparteniamo a questo mondo, come lo stesso Yahawah Shai, nostro re, salvatore maestro, si definì davanti a Ponzio Pilato, ma come si definiva davanti a molti, che lui non appartiene a questo regno. Lo stesso vale per noi ebrei israeliti, per questo ci troviamo molto in difficoltà in queste tradizioni, in queste abitudini sbagliate di vita. Siamo qui nelle tenebre e solo la luce di Yahawah Bashem, Yahawah Shai ci può salvare. Voglio leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 18, versetto 18. Yahawah Shai rispose: il mio regno non è in questo mondo, non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei, cosa che poi è avvenuta, nelle mani anzi dei pagani, non dei giudei. Ma ora il mio regno non è qui, non è di qui. Questo, i tempi di oggi non sono i tempi di oggi, le ere, le generazioni che sono state a venire dalla creazione finora, non erano i regni che sono stati dati nelle mani di Yahawah Shai. Il regno che verrà sarà dato nelle mani di Yahawah Shai, il figlio del Padre Onnipotente, creatore dei cieli e della terra, Yahawah. E noi siamo qui, stiamo aspettando il suo ritorno, il ritorno del re. Ecco perché a noi non ce ne frega niente, non ce ne frega proprio un bel tubo delle carriere di questo mondo, di ricchezze e cose varie, perché questo regno non è nostro. E questo regno è proprio alla fine, ok? Questo regno verrà distrutto con fuoco. La prima distruzione è stata con acqua, che è successo durante l'era di Noè. Sì. Quando Noè, infatti, gli predicava la verità, lo prendevano come un pazzo, no? La gente lo faceva ridere, come ci stanno guardando adesso, come delle persone pazze, ok? E questo non è il nostro regno, intanto. Fratello, hai un'altra scrittura? Sì, voglio continuare dicendo sì, come
circa 4400 anni fa, con il diluvio universale, il padre che si stufò di che nella sua creazione ci fossero solo disegni malvagi e violenza, così avverrà anche a breve, in questi ultimi tempi, però sì, avverrà con l'opposto, con il fuoco. Ok, il fuoco che mangerà la terra. E anche Yahweh Shai aveva detto che si nasce prima con l'acqua e poi con fuoco, ok? Perciò la prima distruzione è stata con l'acqua e questa seconda distruzione, che è la seconda morte, avverrà attraverso il fuoco, che sarà le bombe nucleari che i paesi stanno già preparando uno tra l'altro. E sono comunque una spada nelle mani del Padre, come dice il libro di Salmi, no? Mm-hmm. Ok. E tutto questo avverrà perché affinché tutto questo dovrà avvenire affinché il Padre si mostri di nuovo la sua grandezza a tutti i popoli che hanno sfidato l'autorità del Padre. A tutti coloro che oggi non credono, quel giorno sarà un giorno terribile, ma di grande gloria per l'Altissimo. E questo, tutto questo dovrà accadere per liberarci dalle mani dei diavoli, cosiddetti diavoli, che come Yahweh Shai ci ha insegnato, che i diavoli sono gli esseri umani che fanno cattiverie e dicono menzogne. Eh sì, il diavolo si fa vedere in due modi, sia fisicamente e spiritualmente, ok? C'è il diavolo spirito e c'è il diavolo uomo, ok? Perché lo spirito del diavolo è quello che funziona in questi figli di Esaù, ok? È la stessa cosa che è successo a Caino, se guardate bene queste scritture. Infatti, se andate a vedere le radici della parola diavolo, ok? In greco significa diabolos, vuol dire uno che fa l'astuzia, ok? Uno che inganna. Ok, e questa rappresentazione lo potete rappresentare con i figli di Esau. Comunque, questa struttura che vedete qui, che è il Colosseo, è stato costruito sulla schiena dei nostri padri, dei figli di Israele. E, la costruzione è iniziata, mi sa, nel 73 avanti Cristo, ok? È iniziato da Nero, ok? Poi se l'hanno preso la dinastia dei Flaviani, ok, che sono l'impero Vespasiano e i suoi tre figli, Titus e come si chiama l'altro, non mi ricordo il nome, comunque è tutto su come si dice, su Wikipedia, ok. Loro hanno dovuto andare in Israele a saccheggiare per finire il Colosseo, quello a Roma. Questo è quello di Verona, ok? Hanno dovuto... Anzi, loro voglio dire che naturalmente stiamo parlando della dinastia degli Edomiti, sempre progenie di Esaù, di Edom, che si è sempre sentito in competizione con il fratello Giacobbe, padre e procreatore del popolo di Israele. E quindi hanno, prima di tutto, questa dinastia qua voleva rendere Roma capitale del mondo, mentre prima, come dice anche il libro della Sapienza di Salomone, la capitale del mondo, ma dove si prende pace, sapienza e saggezza, è Gerusalemme. Sì. E già loro quindi avevano il motto che Roma doveva essere la capitale di tutto il mondo. E proprio questo popolo qui, che hanno, dopo la venuta del nostro Salvatore, del Meshach, dopo che hanno visto con i loro occhi la grandezza, la potenza, perché il giorno che fu messo in croce il nostro Salvatore tremò tutta la terra, lo sentirono anche a Roma, lo sentirono. Ecco perché abbiamo i calendari numerati avanti e dopo Cristo, ok? Che la parola Cristo deriva da uno dei figli di Seleucus, ok? Che si chiamava Christus Serapis, ok? Perciò la parola giusta sarebbe Mashiach, ok? Che significa unto, l'unto del Padre. L'unto del Padre, questo è il significato della parola. Infatti, cari fratelli, di questo mondo non ci interessa niente, ok? E non aspettiamo a questo mondo, come apparteniamo a questo voglio, mondo. Voglio collegarmi alla questione
in che mondo siamo e che noi non apparteniamo al nostro mondo, ma apparteniamo al nostro re, al figlio di Yahweh. Apparteniamo a Yahweh Shai. Siamo stati per volontà, l'autorità, il padre ha dato l'autorità e ha unto Yahweh Shai come futuro, come re del futuro regno che verrà. E voglio prendere dalla prima lettera di Giovanni. E scusami, prima di leggere quel versetto, volevo aggiungere la similitudine del suo regno ad avvenire come il regno di Salomone. Infatti Salomone e il figlio del padre sono le stesse persone, ok? Lui si è rincarnito come figlio del padre, ok? E durante l'era di Salomone erano i 40 anni di pace su tutta la terra, ok? E questa sarà la similitudine del suo regno ad avvenire. Anche i schiavi saranno felici, ma i figli di Esau avranno i loro piedi avranno i nostri piedi sui loro sedere tutto il tempo. E questo è il giudizio che arriva. Ora possono dirci di andare via da qui, possono dirci tutto quello che vogliono. Arriva il nostro regno. Noi non diciamo nulla, ma arriva il nostro regno. E ci sono molti versetti nelle Sacre Scritture dove condannano il popolo degli Edomiti, dove ci sono molte profezie contro il popolo degli Edomiti. È proprio perché gli Edomiti stessi hanno per primi hanno messo in difficoltà i propri fratelli, i figli di Israele. Io prima di continuare però voglio leggervi la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 15, dove l'apostolo Paolo, discepolo Paolo, preso dallo Spirito Santo, dallo Spirito di conoscenza, parlava allo Spirito, quindi il Padre gli metteva in bocca queste parole. E quindi è una raccomandazione che vogliamo fare a tutti i fratelli, a tutto il popolo di Israele, a tutti quelli che dentro di loro sanno che c'è qualcosa che non funziona in questo regno, hanno lo Spirito che mette in dubbio la verità che sta accadendo ai tempi di oggi, in che mondo siamo, a partire dalla verità di questa finta pandemia, di questo coronavirus, che sarà tutto un prepararsi poi a ricevere il marchio della bestia. E quindi, fratelli miei, come ci diceva Paolo... Sì, scusami, prima di andare là, hai nominato un bel punto, il marchio della bestia. Infatti siamo condizionati con le mascherine e tutto questo per ora, perché quello che ha da avvenire è proprio il marchio della bestia. Prima del marchio della bestia è la vaccinazione che arriva mondiale, ok? Non dite che non siete stati avvisati, perché i messaggeri del Padre sono dappertutto, non li vedrete nelle case grandi, vestiti bellissimi d'oro. Sono gente umile come il fratello così, ok? E vi stiamo infatti raccontando questa verità e ci prendete in giro, ma quando arriva... E quando comincerete a soffrire, noi rideremo a quei giorni là, ok? Perciò, per coloro che si sentono parte della casa di Israele, vi stiamo avvisando per l'ennesima volta. Ed è proprio a coloro che fanno parte della casa, okay, di Israele, che fanno parte della casa di Israele, è destinato questo infatti messaggio. Perché, come ci raccomandava nostro re Yahweh Shai, andate a parlare alle pecore smarrite della casa di Israele, non andiamo a parlare ai buon samaritani, no, andiamo a parlare solo a chi è destinato a ricevere questo messaggio. Infatti questi messaggi non devono arrivare a migliaia di gente o centinaia di gente, devono arrivare a quei pochi là che a Padre interessa, ok? Devono arrivare ai pochi che Padre interessa, ok? E questa parola si trova nel libro di Apocalisse: fece i grandi, i piccoli, i ricchi, i poveri a prendere un marchio nella mano destra o sulla fronte, ok, affinché non potevano comprare né vendere. Ed è questo che sta per arrivare. Voi adesso, per andare in qualsiasi supermercato senza la mascherina, non riuscite a entrare, ok? E questo è il condizionamento. Arriva il momento che dovrete avere una sorta di certificato che fa vedere che siete stati vaccinati. Ed è questo il microchip, ok? Gli apostoli anziani della Great Millstone sono più di 35 anni che già avvisano di questa cosa qui, e si stanno già accadendo, ok? Fratello, passo a te. Io voglio raccomandarvi, come dicevo prima,
dalla seconda lettera di Giovanni, capitolo 15, versetto 15. Perché ora più che mai è importante andare a leggere le scritture, e ora più che mai è importante confidare nel creatore, in Yahweh Bashem, Yahweh Shai. E quindi dalla sua bocca, dalle parole che ha messo in bocca all'apostolo Paolo, ci raccomandava e ci diceva: non cedete al fascino delle cose di questo mondo. Se uno si lascia sedurre dal mondo, non vi è più posto in lui per l'amore del Padre. Questo che cosa vuol dire? Significa che voler soddisfare, lasciarsi sedurre dal mondo, significa voler soddisfare il proprio egoismo, voler soddisfare le proprie piaceri e le proprie passioni. E quindi se ognuno di noi su questa terra pensiamo alle nostre passioni, ai nostri piaceri, non possiamo pensare a quello che fa piacere al nostro creatore. Eh sì. Quindi non c'è più in lui posto per l'amore per il Padre, perché noterete che quando vi volete avvicinare al creatore, naturalmente avvicinandosi al creatore dovete avvicinarvi anche ai comandamenti, bisogna rinunciare. Infatti è detto: colui che ama questo mondo e tutte le cose che sono dentro il mondo non ha l'amore del Padre, ok? E questo è punto e finale, ok? Quella gente, tutta questa gente qui che va dietro a delle carriere stupide, ok? Che alla fine sono sempre schiavi dello sistema, ok? Che cercano chissà cosa carriere. Io vedo questi artisti, sono la gente più stupida del mondo, davvero. Perché sono là a far vedere oro, questo, là, questo. E quando inizia questa cosa qui, quando cominciano a vedere i così chiamati UFO, che cosa faranno? Lo getteranno via, ok? Getteranno via tutte queste cavolate qua che si vantano. Okay? È noi che decidiamo di sacrificare. Sacrificare, come ricordiamo fin dai principi, il sacrificio è la cosa che ci avvicina di più al creatore, mentre il peccato è la cosa che ci allontana di più. Noi decidiamo di sacrificare questa filosofia, questo stile di vita che ci è stato insegnato fin da sempre. E nel capitolo 5, versetto 19, sempre della prima lettera di Giovanni, ci dice che noi sappiamo di appartenere al creatore, a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, e sappiamo che tutto il mondo intorno a noi si trova sotto il potere del diavolo, il potere dei diavoli. Quindi non possiamo dire di appartenere al Padre e poi vivere secondo la filosofia e l'insegnamento che ci hanno dato. E questo porta sempre al punto che ha fatto il fratello prima, che i diavoli sono degli uomini, ok? E dice che, cosa hai letto là? Che il mondo si trova sotto il potere. Si trova sotto il potere del diavolo. Chi sono coloro che comandano e gestiscono il mondo? Sono le famiglie ricche, le famiglie bancarie e finanziarie, i figli di Esau, sono i diavoli che parla questa scrittura qua. La gente si deve svegliare e dovete guardare le radici delle parole per capire questa cosa qua. E soprattutto devi essere parte della casa di Israele e volerlo con tutto il cuore, sapere questa verità qui. E temere il Padre, perché se voi non temete il Padre, non fate nulla, non andate da nessuna parte. Come si dice quella parola là nel libro di Proverbi? Che è il timore del Padre è l'inizio della saggezza, ok? Se voi non avete il timore del Padre, non vi verrà dato la saggezza. E questa saggezza che cosa intende? Questa saggezza è la conoscenza di questa verità qua, non sono le cagate che, perdonate il mio francesismo, ma oggi parlo così. Ma cioè, la conoscenza e la sapienza è la conoscenza delle scritture. Io ho già fatto video in passato che parla di queste cose qui. Basta andare a vederli, ok? Se leggete dal libro di Apocalisse capitolo 5 versetto 1 già vi parla di questa conoscenza qui, che questa conoscenza delle scritture non è data a nessuno, ok? Per tanti anni erano sigillati, ha dovuto Yahweh Shai andare a sbloccare questi sigilli per farci avere questa conoscenza oggi, ok? E detto questo, hai altro da aggiungere, fratello? Sì, volevo aggiungere che naturalmente come abbiamo imparato, come sappiamo e come ci possiamo guardare anche oggi intorno, solo guardando i telegiornali, guardando la vita, abbiamo la conferma di essere nelle mani, a potere, che oggi a potere ci sono i malvagi. È proprio questi malvagi che
hanno voluto proclamare, perché fin dai tempi antichi hanno voluto proclamare il cristianesimo come la religione, hanno voluto proclamare attraverso il cristianesimo il loro popolo come il nuovo popolo eletto, hanno voluto prendere il posto dei veri israeliti. È proprio questo l'insegnamento che io ci tengo a dare, a far capire a oggi, di svegliarsi, di vedere come me e il fratello qui, fatti di colori diversi, ma veniamo dalla stessa genealogia, abbiamo lo stesso DNA, veniamo dalla stessa tribù di Giuda, che è un popolo di Israele, tribù da dove il padre ha fatto nascere in Giudea, a Betlemme, ha fatto nascere il Salvatore, Yahweh Shai, tribù da dove arriva il re Davide. E quindi è questa la verità e così che chiamati insegnando. E così chiamati Mori, perciò voi veneziani, voi siciliani, napoletani, catalesi, tutti voi comunque, perché sono sparsi dappertutto in Europa, anche gli spagnoli, ok, i portoghesi, dovete svegliarvi a sapere che non è il colore che conta, è lo spirito che detesta, ok? E perché quindi sapere che noi apparteniamo al popolo eletto, perché Yahweh ha eletto un popolo, come possiamo andare a vedere nel libro del Deuteronomio, capitolo 7, versetto 6. Andiamo a leggere. Voi infatti siete un popolo consacrato al servizio del Signore. Egli vi ha scelti per essere un popolo speciale, la sua proprietà particolare fra tutti i popoli della terra. Ok, avete sentito il fratello ora? Porta fuori per piacere il libro di Amos. Il libro di Amos, capitolo 3. Ok, e legge da versetto 1. Ascoltate il messaggio che il Signore rivolge a voi, israeliti, famiglia che egli ha liberato dall'Egitto. Tra tutti i popoli della terra ho scelto solo te, per questo verrò a chiederti conto di tutti i tuoi peccati. Ok, ora vai ad aprire il libro di Malachia, capitolo 1. Sì? E leggi dall'inizio. Il messaggio che il Signore ha inviato a Israele per mezzo di Malachia. Il Signore dice al suo popolo: io vi ho amati, ma essi domandano: come ci hai mostrato il tuo amore? Fermati. È questo che sta succedendo, perché siamo sotto nella società, ok? E non ci crediamo nemmeno che siamo noi scelti del Padre, ok? E miei fratelli in Napoli, i catalani, i siciliani, svegliatevi. Siete voi i figli del Padre. Non è perché siete in povertà e dovete pensare che il Padre non vi ha scelto. Ha fatto questo apposta perché non è il vostro regno. Dovete aspettare con pazienza il regno ad avvenire. Ok, continua, per piacere. Ma essi domandarono: come ci hai mostrato il tuo amore? Il Signore rispose: Esaù e Giacobbe erano fratelli, eppure io ho scelto Giacobbe e non Esaù. Ok, il padre ha scelto Giacobbe e non Esaù. Ok, vedeteli. Le radici di Esaù sono loro che hanno chiamato le forze delle ordine per mandarci via. Ok, il padre ha scelto Israele e non Esaù, ok? Esaù, che cosa sarà? Continuiamo a leggere. Ho devastato la regione montagnosa occupata dai discendenti di Esaù. Ed è questo che parlavamo prima, loro prima abitazione, sul monte Sier. E andate a vedere. E sono simili a queste cose qui che vedete dietro a noi, uguale. Oppure simili a molte chiese. Ok, questa è la costruzione classica Esau. Questa è una chiesa. Ok, e poi falli vedere anche la prima abitazione di Sier. Basta farli vedere quella foto là, bravo. Questa è la prima abitazione di Esau, i figli dei malvagi. Avete visto? Questo si trova in Petra, Giordania. Ok, e guardate come sono. Vedete che loro portano l'architettura ovunque vadano. Avete visto? Ed è la stessa cosa che vedete qui dietro. Andrea, torniamo sul libro di Malachia e finiamo là, così chiudiamo. Eri in versetto... Il padre dice sempre attraverso Esaia:
ho devastato la regione montagnosa dei discendenti di Esaù, gli Edomiti, e ho abbandonato il loro territorio agli sciacalli del deserto. Gli Edomiti possono anche dire: le nostre città sono state distrutte, ma ricostruiremo le nostre rovine. Infatti hanno ricostruito, hanno fatto, ok? Ma che cosa succederà? Ma dice il Padre: io, Signore dell'Universo, rispondo così, ricostruiscano pure, io demolirò ancora. Allora saranno chiamati regione dove regna il male. Ok, avete visto? È qua... popolo contro il quale il Signore sarà irritato per sempre. Avete visto? Questo è quello che dice le scritture, ok? È che voi non andate a cercare sulla storia. Il mio popolo muore per la mancanza di sapienza. Questo è il libro di Osea, capitolo 4, 8, ok? O capitolo 8 e 4. E dice: il mio popolo muore per la mancanza di sapienza, ok? E il secondo libro di Timoteo, capitolo 2, versetto 16, dice: cercate tutte le cose, ok? Cercate, provate tutte le cose. E questo è il nostro compito. E qual è il nostro compito? Come dice il libro di Efesini, che il compito dell'uomo è quello di obbedire i comandamenti del Padre. Ok? Non sono quelle cose che dicono la Chiesa, che no, questi comandamenti sono stati mandati via. Siamo in una nuova era, come spiegava il fratello. Ok? Detto questo, noi lasciamo questa lezione perché abbiamo i figli di Esaù che ci seguono di continuo, vedeteli anche dietro. Ok, sono le stesse persone che erano qui prima per dirci di non predicare questa verità. Non abbiamo fatto nulla, non abbiamo fucili, non abbiamo niente, non fumiamo, non beviamo. Avevamo solamente la segna, ok, delle 12 tribù, ok, e il nostro telecamera. Detto questo, voglio dare l'ultima raccomandazione a tutti i fratelli, al popolo di Israele, a chi sente che c'è un pizzico di verità in queste parole che stiamo dicendo: non fermatevi qui, andate a cercare da voi la verità e cercatelo nel nome di Yahweh Bashem Yahweh Shai. È l'unico modo, se no anche voi verrete distrutti, ok? Perché i giorni che stanno arrivando sono giorni bruttissimi, sono giorni fuori il pensiero dell'uomo. Mio fratello ha avuto delle visioni e sono paurosi, anch'io ho avuto stessa visione. Sono paurosi, quell'ultimo giorno, solamente la vista dell'arrivo del figlio dell'uomo, che Yahweh Shai, nostro re redentore, la gente gli scioppierà il cuore proprio solamente alla vista, ok? Abbiamo detto questo, vogliamo chiudere qui. Voglio chiudere solo ricordando che siete diversi, siete un popolo diverso che appartiene e consacrato al Creatore, quindi rendetevi diversi anche nelle vostre abitudini. Non continuate a camminare nelle tenebre con le cattive abitudini di droghe, fumi o a mangiare cibi come il maiale sporco. E andatevi a leggere i comandamenti e ricordatevi di osservare lo Shabbat attraverso il calendario della luna. E rendetevi differenti. Eh sì, perché siete noi diversi. siamo un popolo messo a parte. E che cosa vuol dire la parola santa? La parola santa vuol dire messo a parte, ok? Noi siamo un popolo messo a parte, perciò dobbiamo fare come i figli del Padre. Abbiamo comandamenti da seguire, non abbiamo questo mondo da seguire. Non abbiamo le cagate, le cavolate di questo mondo da seguire. Abbiamo comandamenti santi, ok? Questo da seguire. Questo è il messaggio più importante che deve arrivare. Rispettare le leggi e i comandamenti. Andateveli a leggere e vedrete che, oltre a essere non solo 10 quelli che ci ha insegnato, ecco, questo cristianesimo, questa religione creata dal popolo degli Edomiti, sono ben 613 i comandamenti, di non prostrarsi davanti a statue e a immagini, di osservare il giorno dello Shabbat, di non mangiare maiale, di... Per coloro che con sincerità cercate la verità, andate nelle nostre pagine, GMS Ita, ok? Sharam Yasharala e GMS Italia, imparate da là. A noi non ce ne frega niente delle visualizzazioni o chissà cosa, vogliamo solamente far spargere, far arrivare questa verità che ci ha liberato ai quattro punti della terra, ok? Perciò io so che c'è qualcuno che con la sincerità se la sente, che fa parte della casa di Israele, e questo messaggio è per te.
vai nei canali dei fratelli e guarda, e così da là puoi imparare. Se hai intendimento, non solo nella lingua italiana, ma anche nell'inglese o nello spagnolo, ci sono fratelli che fanno lavoro meglio, migliore di come lo stiamo facendo noi. Che hanno lo spirito più fortificato da anni. Noi siamo nuovi, noi in questa verità siamo dei novellini. Siamo bambini in questa verità, ok? Abbiamo degli anziani e degli apostoli che da anni, come avevo raccontato prima, ci sono apostoli che da 35 anni portano avanti questa verità e non si sono mai resi, ok? La verità. Hai da aggiungere, vai. La verità è questa, la verità che del padre e del figlio, che è realtà, è la realtà che abbiamo vissuto, è la storia che abbiamo studiato, anzi abbiamo studiato più la storia dei malvagi che la storia dei giusti, la storia di Davide, la storia di Salomone. Quindi questa è tutta la realtà, è la nostra terra, è l'aria che respiriamo, è dovuta a solo e unico Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ok, e detto questo chiudiamo questa lezione. Ok, ringraziando il padre Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Bashem Ruach HaKodesh, e i nostri doppi onori sempre ai nostri apostoli anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità. Ok, pace e saluti alla casa di Israele. Alla prossima. Shalom. Shalom.